scusi, non mi levi la tazza, io ho ancora fame. Io alle 9 prendo servizio a lungo orario da professor Morbelli. Signora mia, però non è che non ci possiamo strozzare perché lei prende servizio da Morbelli. Che ce ne frega a noi di Morbelli? Mangia. Papà, hai chiamato l'idraulico per la doccia? 5 ne ho chiamati, tutte le volte che sentono che abitiamo a Pizzomunno, qua. Oggi ho fiorito. Quello che è, non vogliono venire. Posa l'osso immediatamente. Tanto tu non la vuoi. Non è un motivo per fregare la roba dal piatto degli altri. Su, a te la disputo. Che schifo. Ragazzi, non vi fate riconoscere subito, no? Già, perché qua dentro. Qua dentro dovevo parlare tutti a punta di forchetta perché la mia consuocera mi ha mandato Manila. Basta con queste discussioni. Io vorrei che questo piccolo spazio del mattino, e anche quello del pranzo che mi sono faticosamente conquistato, servisse per il dialogo. Giusto, papà! Io voglio le scarpe fluorescenti, sai quelle con le lucine? Non è questo il problema, Ciccio. Non è il tuo problema, ma è il mio problema. Io voglio le scarpe fluorescenti. Dottore, ma quelle con le lucine. Io vado. Io ho comprato detersivi, biscotti, cornetti, sacchette per la spazzatura, cera per mobili, cera per pavimenti. Sì, sì, quanto le devo? 115.000 per le spese, 30.000 per me, 12.500 per il straordinario. Perché troppo lenti a fare colazione. È troppo lenti. E poi? Più altri 100.000 anticipo per la spesa di domani. Vai. Devo comprare brillantanti per la stoviglie, disinfettanti per pavimenti, spray antiacari. Senta signora, io non posso spendere 200.000 lire al giorno. Io non posso accendere un mutuo per pagare il brillantante, abbia pazienza. Io ho un'idea, lei mi anticipa 1.000.000 e io faccio la spesa e poi facciamo il conguaglio a fine mese. Come fa col professore Cove? Morbelli. Il professor Morbelli però ha, nel senso che possiede una clinica, e io sono un medico della USL. Questo non è mio problema, suo problema. Anche mia figlia, medico in Filippine, io mando soldi a lei. Lei sempre dico, lascia ospedali, fai golf. Anche tu, figlio mio, lasci ospedali, fai golf. Allora, devo tornare domani? No, meglio di no. Diciamo che se c'ho bisogno di lei, io la chiamo, va bene? Va bene, arrivederci. 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 Dunque, l'altre 30 la signora Pavoni, alle 9 abbiamo la signora Rossi, poi alle 9. Capisci che quella va preso per Rossi? Sì, ho capito, Nanni, però scusa, tu non devi pensare di avere una domestica, tu devi prendere una au pair, insomma, una ragazza alla pari. Pensi che ci sia qualcuno che vuole mettersi alla pari con noi? Beh, devi trovare una che abbia voglia di vivere in campagna. E chi sia anche senza famiglia e possibilmente sterile. Dottore? No, bella, ci sono prima io. Le condizioni generali sono buone, le funzioni intestinali regolari. Signor Marcello, come dorme? Sola, dottore, sono vedova. Anch'io. Oh, poverino, così giovane e carino. Ma perché non si cerca una bella moglie? Mi accontenterei di una governante. Per andarci a dormire? No, basta che badasse ai figli e alla casa. Senza neanche andarci a letto. E allora son soldi, dottore mio, son soldi. Signorina, sta male? Oh, sì, terribile dolore. Vuoi dispiace se passa io prima? No, se sta messa così, certo. Terribile. Dunque, Gargiulo. Io è Gargiulo. Avanti. Qual è il suo problema, signorina? Mio problema è che vengo di Polonia e non ho famiglia. E che si fa in questi casi in Polonia? E a me piace molto bambini. E forse sono anche sterile. Vuol fare una terapia contro la sterilità? No, vorrei fare la ragazza alle pari alla casa sua. Ecco, questa è la casa. L'aiuta a portare la valigia? Oh, no, io sola tocca questa, eh? Va bene, volevo soltanto aiutarla. Grazie. Da questa parte. Sì. Ecco. Questa è la cucina. Bella casa. Decorazioni. Poi le faccio conoscere i bambini. Oh, bambini! Tre! Quella è la sua stanza. Sì. Ecco qua. Oh, grazie, grazie, grazie. Molto gentile. Oh,
bene, va bene, grazie. Lei già ha mostrato mia stanza, adesso io deve dire cosa. Io accetto di stare alle pari, piccolo stipendio, vito, alloggio, eccetera. Però patto chiaro, amicizia chiara. Nessuno mai deve entrare in mia stanza, mai. Per nessun motivo. Va bene. Grazie. Io adesso sistemo mie cose, no? Prego. Neanche quello che devo dire. Alla pari, ma come si permette? Devi essere in punto per il concorso. Ma come fa a sopportarla questa? Io ho un mio metodo. Non la sento per niente, stacco la comunicazione. Sì, grazie. Con una straniera in casa alla casa, no, i ragazzi diventeranno dei piccoli extracomunitari. Comunque, tra 10 anni non ci sarà più un italiano in Italia. Ci sarò sempre io, un italiano doc da esportazione. Magari imparassero una lingua. Purtroppo Cetinka si occuperà soltanto delle faccende di casa, in cambio di vitto, alloggio e piccolo contributo. È l'unico aiuto che ci possiamo permettere. E ci vuole per forza una straniera. Dove la trova? Un'italiana che accetta queste condizioni. Prima vogliono la caduta del muro e poi vengono qui a farsi sfruttare. Ma quale muro? Libero, questa casa è costruita proprio a regola d'arte. Non vi pare? Vieni, amore, vieni da nonna. Signora, credo che Libero intendesse parlare del muro di Berlino, sa? Ragazzo, lei non mi è mai piaciuto. Non mi dica così, signora. Mi fa soffrire come una bestia. Lei, scusa, se ho capito bene, se avete bisogno di una mano, noi possiamo contribuire. No, grazie, Nicola. Davvero? Davvero, davvero. Vi siete fatta scappare Imelda, che poi aveva le referenze del professor Morbelli. Non so. Questa qua che referenze ha? Ottime. Invece, quanto a circonferenze, potevi trovare di meglio. Ho visto certe biondone dell'est, da diventarci scemi. Enrica, non sono uno che mette a casa dei miei figli una sconosciuta. Papà, papà, perché Cetinka non ci fa entrare in camera sua? Avrà bisogno della sua privacy, è normale. Secondo me è una serial killer e nasconde i pezzi di cadavere in camera sua. Questo spiegherebbe perché è venuto a Poggio Fiorito. Nessuna persona normale ci verrebbe. Ti pareva. Quali hai detto che erano le referenze di questa polacca? A me sono sembrate ottime. Erano di un certo... come si chiama? Certo... Wojtyla. Wojtyla, esatto. Lo dice, sembrano buone come referenze. Lo sai, Ciccio, com'è? È uno spirito ottimista. Annuncia un amore. Maria, adolescenza. Alti e bassi. Non ti ho parlato di questo Robustelli. Ma quella che veramente non mi convince è Cetinka. Scusami, ma devo andare a controllare. Sceso in cucina per farmi un caffè. Non volevo disturbare e non ho acceso la luce. Io fa caffè, eh? No, non si preoccupi, ci penso io. No, io preparo caffè, eh? Vuoi un caffè? Grazie, ne ho preso uno all'una di notte e non sono riuscito più a addormentarmi. Fate le ore piccole. Andate a vivere in campagna. Chissà tu che combini lì a Poggio Fiorito. Stravizio. Taglio l'erba, ruoto il pozzo nero che si intasa in 2 giorni. Una utopia. Comunque c'è una sorpresa. È arrivato il famoso finanziamento che avevamo chiesto. No, non ci posso credere. Quando mi ci metto... Tanto faccio che ci riesco, eh. Ho smosso i canali giusti e abbiamo la somma. Non tutta, ma... qualcosa abbiamo. Avevamo chiesto 100 milioni. Quanto ci hanno dato? 10. Ma a titolo d'anticipo, eh? E che ci facciamo? Al massimo ci compriamo uno scheletro di plastica. Vuol dire che la macchina nuova dell'elettrocardiogramma ce la sogniamo. Senti, facciamo così.
Se ti fermi all'ora di pranzo, ci mangiamo un'insalata e facciamo l'elenco delle priorità. Ma quale priorità vuoi che ci siano con 10 milioni? I tuoi pazienti arrivati in anticipo stanno litigando con quelli arrivati in ritardo. Io non so più che cosa devo fare. Vai, vai, ne parliamo all'ora di pranzo. No, ho già detto che pranzo con i miei figli. Scusa, non hai detto che è una nuova domestica che li sorveglia? E la domestica? Chi la sorveglia? Ecco qua, buona ricetta polacca con uova, latte, mostarda e cipolla. Fammi assaggiare, magari non fa così tanto schifo come penso. Bene, mi sbagliavo proprio. Nonno, zuppa. No. Sì, ma è meglio di no, Annuccia, no, perché io sto pensando che sono sopravvissuto ai tedeschi. Sai, quando salvai gli ebrei, stavo raccontando... Mettila, papà. Sì, no, stavo dicendo che sono sopravvissuto ai tedeschi, ma non so se sopravviva a cipolla. A chi è la bambina? Sì. No, a chi? No, la bambina deve mangiare la pastina col formaggino che preparo io perché me l'ha detto il pediatra a me di farlo. Noi a bambini da zuppa. Voi a bambini da zuppa. Noi a bambini diamo le cose che piacciono ai bambini, vero? Allora mangia lui. Mangia lui. Te l'ho già detto che la doccia perde? Sì, un centinaio di volte. Basta però, eh? Sì, ma senza incavolarsi però. Perché pare vicino ai ragazzi che io sono arteriosclerotico, che ripeto sempre le stesse cose. Ma che c'ho io, il morbo di Alzheimer, come si dice lì. Però in questa casa nessuno pensa a che morbo ha chi non mi ascolta a me. Papà, io ho fatto lasciare il gas e ho fatto mettere il telefono. Una trattativa che manca alle Nazioni Unite. Io per la doccia non so chi chiamare. Chiedi ai vicini. Oh! Poi. Grazie Cetinka, basta, era ottima, ma basta così, eh? Papà, non dirgli che è ottima, se no la rifà ancora. No, ma io non volevo dare zuppa, io dicevo, no, però il problema di Duccia perde, eh? La doccia che perde, Duccia perde. Ecco, io può chiamare mio fidanzato, lui molto bravo, tutti i lavori di casa. Sarà qualche ingegnere, sai, questi poveri ragazzi laureati arrivano qua. Sì, abbattiamo i muri e poi veniamo qua a Duccia perde. Vabbè, lascia perdere, papà. Va bene, Cetinka, dica all'ingegnere di venire quando vuole. Ma lui non è ingegnere polacco, no, lui è disoccupato italiano. Beh, deve essere un tipo in gamba se è riuscito a sopravvivere le sue minestre, papà. Mamma mia. La doccia. Salve. Poi salve. Io sono il papà del dottore, del dottor Lele. Ah, piacere. Giacinto. Ah, mi chiamo Libero. Libero. Prego. Dolce. Quanto tempo è che sei disoccupato? Due anni, sì. Perché prima lavoravo alla Feeders di Firenze e lì ero capo reparto e mi hanno licenziato. E poi ho lavorato alla Seeding di Viterbo e lì ero e mi hanno licenziato. E poi ultimamente ho lavorato alla Grunge di Pomezia. E lì. Ti hanno licenziato. Sì. Bella carriera, complimenti. Ma certo. Però voglio dire, con tutte queste ditte straniere che hai lavorato qua e là e ti hanno licenziato perché non hai fatto causa di lavoro. causa di lavoro, signor. Libero. Libero, signor Libero, causa di lavoro. Così dopo mi faccio mangiare tutto dagli avvocati. Vabbè, ma ci sono i sindacati, se no i sindacati che ci sono a fare? Quelli ti proteggono, no? I sindacati, buoni quelli. Così invece degli avvocati mi faccio mangiare tutto dai sindacati. Giacinto, scusa, togliermi una curiosità, ma chi è che ti deve mangiare? Quelli mi mangiano qua, quelli mi mangiano là. Se tu non c'hai una lira, che ti devono mangiare? Non c'ho una lira. Adesso. Però magari, adesso inizio con i piccoli lavoretti domestici. Poi dopo mi apro una bella azienda con 5-6 mila operai, così poi dopo loro lavorano, io sto spavaranzato al sole. Ah, è quello che volete. Gira, fate tutti sempre gli stessi discorsi. Oh, appena arriva uno di 30 anni, più o meno, sempre questo. Eh sì, perché poi apro questo e io mi metto spavaranzato e gli altri lavorano. Ehi, perché gli altri devono sudare per te? Sudare? Quelli sono operai, loro sono il team, io sono il manager. Io curo il target, curo l'immagine, curo il marketing. Ma che target, marketing? Basta che gongiolate con queste parole straniere, il marketing. Il marketing è anche sapere aggiustare un tubo, altro che marketing. Ma con chi te li dai i soldi per fare tutte queste cose? Azienda, 1000 operai, 2000 operai. I soldi? Con il fatto dei soldi, quelli si aggiusta. Ma bisogna aggiustare pure le docce, però.
Beh, questa è aggiustata. Che gli vuoi dire a sta doccia? Che gli vuoi dire? Perde. È aggiustata. Perde. Poco. Poco perde. Ma stai scherzando? Ma come? Fino a ieri non mi potevi lasciare per un minuto. Quando sono andata a Milano, ti ricordi? Ecco, per 2 giorni hai fatto un casino, eri ossessivo e adesso tu te ne vai a fare il master negli Stati Uniti per 1 anno. Ma io me ne frego del master, ma che mi frega a me? No, mi fai parlare, per favore? Grazie, eh. Allora, e il nostro progetto? Sì, tutta l'inchiesta sull'instabilità della coppia. Ma che scusami, io ci ho lavorato 3 mesi, come scusami? Hai bisogno di un periodo di riflessione. Devi ritrovare te stesso. Non sai se te la senti. Poi? Restiamo amici. E come no? Restiamo amici. Che ci vuole? Ma che cavolo dici? Guarda, ti odio. Mi fai schifo. Ciao, zia Alice, sono da pranzo da te. Non ti preoccupare, papà sa tutto. Ma zia, che hai? Niente. La vuoi una paella surgelata? Ma zia, che è successo? Problemi personali, niente di importante. Un uomo? No, io non lo definirei uomo. Piuttosto un celenterato. Io sto soffrendo per un celenterato. Ne vuoi parlare? È che lui mi aveva detto che ci teneva moltissimo a me. Stavamo anche cercando una casa insieme. E invece? E invece se ne va a fare il master negli Stati Uniti per 1 anno. Dice che è importante per la sua carriera. Ci stai tanto male? Ma basta, eh. Basta. Io non mi devo mettere più con nessuno. Ma zia, ci mancherebbe. Tu ancora devi trovare l'uomo della tua vita, eh. Io con quelli più giovani non ci posso stare. Stavi con uno del liceo. No, aveva 1 anno meno di me. Ma quelli della mia età sono inaffidabili, capisci? Beh, ti capisco. Vedi robustelli. Io adesso mi devo cercare uno più vecchio. Uno che sia responsabile, maturo, affidabile, che soprattutto non se ne vada a fare i master negli Stati Uniti. Beh, se vuoi, nonno libero ha tanti amici. Meno male che sei venuta. Sì, ma tu, Cetinka, Dici, da quanto tempo è che sei fidanzato col marketing industriale qui? Ah, noi? Molto tempo. Già 2 mesi e mezzo. È tanto. E tu ti fidi di lui, sì? Moltissimo. Pensa che io andata a letto con lui a Moletta. È andata a letto con lui a Moletta? No, Moletta. Ah, scusa. Pensa che io andata a letto con lui dopo 1 settimana. Ah, tutto a tempi affrettati proprio. Perché lui dà fiducia. Ah, sì. Quindi tu non lo crederesti capace di mascalzonarla? No, fuori di letto, Moletta. Cosa ha fatto? Ha rotto un tubo? Di più. 2 tubi? 50.000. Cosa? No, 50.000 tubi, 50.000 lire dalla tasca mia, non ci sono più. Oh, non possibile. Lei ha fatto bene sui conti. E ho fatto bene i miei conti, però sempre 50.000 mancano. Lì è facile, ce l'avevo, non ce l'ho più. No, 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 non può essere stato giacito. Io non permetto. E neanche io permetto, però... Ho trovato il guasto. Stava tutto sotto. Io adesso vado a comprare un pezzo, poi torno e l'aggiusto io. Aspetta un po', Giacinto, non è meglio che rimani qua così? Ci conosciamo meglio, mangi qualche cosa con noi. Cetinka ha detto che ha fatto un bel pranzo. Sì, dai, rimani, non hai soldi. No, no. Ho fatto blinis, che ti piacciono molto. Blinis? No, che devo andare a comprare una guarnizione da mezzo pollice. Ah, ce l'ho io qua, tu, da mezzo pollice. E da 3/4? Ce l'ho anche da 3/4. No, da 3/4 Gabri più doppio attacco? Ecco, questo non ce l'ho. Appunto, allora io questo devo andare a comprare e torno subito. Che c'è per pranzo? Blinis. Buonissimo, buonissimo.
Ma... Oh, lei pensi quello che vuoi, però io non trovo lui capace di cose del genere. Tu non trovi lui capace di cose del genere, però trovi lui capace di aggiustare tube? Vedi nella vita come uno può sbagliare? C'è un dolce francese che prepariamo io e Annuccia. Questo è il dolce di nonno? Libero. Libero, vero? Libero, francese. Allora, metti due cucchiai di zucchero qua dentro. Uno. Brava. Un altro che io giro. Brava, Annuccia. È buono lo zucchero? Vogliamo assaggiare? Sì. Assaggiamo. Uno, due. Buono, buono. Allora, tu gira la torta, eh? Gira. Papà, ma perché pensi che è stato Giacinto a prenderti i soldi? Non hai le prove? E chi se no? Lele. Lei, Cetinca, non ce l'ha la faccia della ladra, assolutamente. Semmai la faccia d'assassina con quello che ci vuol far mangiare. Papà, ma come si fa a sospettare di gente che ci vive praticamente dentro casa? Vabbè, intanto i soldi mancano, quindi qua bisogna che noi stiamo un po' all'esta. Io stavo per avvertire i bambini, dico, è bene che sappiano pure loro. No, i bambini non lo devono sapere. Vabbè. Al massimo è una cosa che risolviamo io e te. Sì, io e te, però tu non devi essere come al solito troppo blando alle cose, capisci? Che lasci andare, lasci andare, poi quelli ci fregano il frigorifero e il televisore e noi non diciamo niente. Com'è? Buona? Comunque, i bambini non lo devono sapere, chiaro? Va bene. Cos'è che non dobbiamo sapere, papà? Il fatto che Giacinto non è no, che... papà! Vabbè, però tu non puoi neanche ogni volta sempre... papà, papà, mi blocchi i discorsi a metà. Vabbè, quello che dico io è sempre di più, lo so. Aveva ragione il povero Carmine, che diceva sempre, sapete perché in una casa dove vive l'anziano non servono i riscaldamenti? Sapete perché? Oh, chiedimi perché. No, non te lo chiedo. E io te lo dico lo stesso. In una casa dove vive l'anziano non servono i riscaldamenti perché l'anziano stufa. Ho detto tutto. Ecco, l'ho detto. Una bella crisi di vittimismo dell'anziano. Benissimo. Annuccia, andiamo, va. Assaggia lo zucchero e andiamo. Anzi, ci portiamo lo zucchero. Ecco, andiamo. Che c'è? Non senti una puzza strana? Puzza. Un po' del tipo pipistrello morto. Stavamo cercando una cosa. Ciccio, sì, dove l'hai messa? Forse nella credenza. Sì, sicuramente. Non è che l'ha lasciata in camera tua, può darsi. Può darsi. Allora, andiamo a vedere. Giacinto, tutto bene? Benissimo, ho finito. Quasi, quasi finito. C'è una cosa che dovevo finire che qua. Mannaggia. Ti rendi conto? Non se ne è nemmeno accorto. Tu sei pazza. Fammi sentire com'è venuta la registrazione. La riproduzione dei nematelminti è diversa da quella delle altre specie. Hai sentito che voce? Mi fa venire una cosa qua. Ho già parlato della riproduzione dei cefalopodi e nematelminti. Riproduzione, capisci? E allora sei un cefalopode tu? Quando finalmente mi sento più sicura di me e riesco a trovare un uomo che mi faccia scordare Robustelli, tu non mi capisci? Ma figurati se non ti capisco. Come professore di scienze sono schianto, ma da questo a... I nematelminti sono invertebrati a corpo non segmentato, cilindrico e filiforme. Hai sentito come dice nematelminti? Quando dice nema mi fa morire. Maria, perché non ti innamori di Alessio? Ma quale Alessio? I ragazzi della nostra età sono instabili, inattendibili. Sì, se è per questo c'hanno anche brufoli, però... Però ci vuole un uomo maturo, capace di prendersi le sue responsabilità. A noi uno di 18 anni non ci si fila. Ma quale 18 anni? Entro domani avrò un appuntamento con il professore. Siamo al delirio. Non ti rendi conto che è un vecchio, cioè avrà almeno 30 anni? Ma che c'entra? Sai quanti professori scappano con le alunne? Sì, nei telefilm. Senti, se sei venuta qui per smosciarmi, dillo. Non ti voglio smosciare. Raccontami tutto. Come farai ad avere un appuntamento? Adesso non ti dico niente. Vedrai domani. Non mi convince. Non mi convince. Oddio, cosa c'ho? È il ginocchio, ma hai fatto un'entrata con i tacchetti sotto porta che ancora un po' mi massacravi. Tuo ginocchio va benissimo. Cetinca. Cetinca cosa?
Citinca, perché ha chiamato il fidanzato? Tu mi dirai sì per fargli guadagnare 2 lire perché è disoccupato. Ma da dove viene? Chi la conosce? Senti, io ti voglio solo dire che ne potevi scegliere un'altra. Dall'est arrivano certe topolone che ci vorrebbe la carta topografica per guardarle tutte. Tu ti vai a prendere sto pesce lesso? Vedo come al solito prendi a cuore i miei problemi. Ma rilassati, sei già stato fortunato che hai evitato la tata nazista che ti aveva mandato tua suocera. Saluto, eh. Comunque non era fallo. Non era fallo? No, gioco maschio. Ci vediamo alla prossima partita. Martini, è pronta la tua relazione settimanale? Sì, ho messo anche il fabbisogno urgente per i soldi del finanziamento. No, per quello ho disposto diversamente. In che senso? Tu per primo mi hai detto che non servivano a niente, allora... Allora che? E allora li usate a scopo di rappresentanza, anche l'immagine ha la sua importanza, come sai. Fammi capire, per Natale insieme alle lastre regaliamo un calendaretto profumato? Ma non scherzare, ho solo intenzione di far dare una rinfrescata al mio studio, metterci qualche quadro. Ma con tutto quello che manca in questo ambulatorio abbiamo bisogno dei quadri. Il pittore è genero di un pezzo grosso, ma come credi che l'abbia avuto il finanziamento? Ma che ci serve avere un finanziamento se poi lo dobbiamo spendere per ringraziare chi ce l'ha dato? Guarda che certe volte sei intrattabile. Pronto? Papà, che c'è? Non ne voglio sentir parlare. E basta con questi sospetti. Ah, sì? Ah, va bene, se lo dici tu. Allora ci facciamo spellare vivi dai futuri imprenditori, ci facciamo rubare tutto. Va bene così, non dobbiamo reagire, siamo dei signori. Io sto calmo. Va bene, va bene. Cetinca! Che è successo? Sta strillando come a Frontivendola al mercato di Cracovia. Mercato di Cracovia. Qui sono spariti altri soldi a me. Ma forse li ha nascosti da qualche parte, adesso non se lo ricorda. No, io mi ricordo tutto benissimo. L'arteriosclerosi ancora non ce l'ho. Era molto? Non era molto, erano 15-16 mila lire. Ma non è questo, è il principio che conta. Io sono un pensionato, Cetinca, non sono mica un bancomat. E chi pensa lei che è stato? Chi pensa? Lui, il marketing. Oh, che disgrazia, ladro di pochi soldi. Allora meglio si rubava in banca, ecco. Io adesso lo affronto da uomo a verme e gliene dico... No, io parlo con lui. Io ho portato lui in questa casa e lui ha fatto me vergognare. Vabbè, ma adesso non è il caso di esagerare. Sono poche lire, non è che sono miliardi. Ma però basta che me ne restituisce e tutto va a posto. Anche perché tu sei un extracomunitario, quello è disoccupato. Voi siete una categoria a rischio. Lui categoria a rischio. A rischio che io ammazzo e poi lui lascio, ecco. No, no, tu non ammazzo nessuno. Tu esci con lui, non basta che mi devi dare i soldi indietro a me. Hai capito o no? Azzo! Maria, la riproduzione dei vermi è per gemmazione? No, per scissione, come le stelle marine. Maria, niente chiacchiere, dai. Sa il mio nome. Maria, per favore, sa quelli di tutta la classe. Rebecca, stai zitta e ti ritiro il compito, d'accordo? Hai visto? Andiamo, dai, consegnate. Grazie, Maria, se non era per te consegnavo in bianco. Ma sei sorda? Lasciala stare fuori. Com'è andata, Maria? Molto bene, grazie. Allora, com'è andata? Tutto sotto controllo. Cioè, mi stai dicendo che hai risposto a tutto? Ho consegnato il foglio in bianco. Cioè, sei una demente. Sapevi tutto, tutto. Sapevi pure i fatti personali dei vermi, verme per verme. L'ho fatta apposta. Quando vedrà che ho fatto buco completo vorrà parlarmi, chiedere che è successo. E avremo un colloquio riservato. Se ti innamori pure di quello di italiano, perdi l'anno. Quando tu pensa che è finito? Senti, bella, come parla italiano, eh? E finiamola con questa storia della polacca. Va bene, a che punto stai? A un punto morto. E poi tu lo sai che non sono portato per i lavori manuali. Io sono un creativo. Infatti crei solo casini. Io sto così agitata che non lo so manchi in altre poche. Ma scusa, attingi qualcosa dal valigione, no? E vedrai che ti passa l'agitazione. Shh, quello non lo devi nominare proprio. A me m'ha stufato questa storia, capito? Com'è che stai così, nervoso? Non sono nervoso, sono stanco. E poi questa non è una vasca, è una condanna, Oddio! Abbassa! Chiudi! Abbassa la pressione! Oddio, che macello che ho fatto!
Aiuto ad asciugare. No, lascia perdere, sei stanco, lavati. Tieni, qua sta l'accappatoio pulito. E poi scendi in cucina e ti faccio un bel panino. Panino polacco? No, italiano. Ma guarda che l'ho aggiustato il rubinetto, adesso perde poco. Disgraziato, ti ho scoperto con le mani dentro al sacco. Ma quale sacco? Mi faccio tanti sacrifici per stare con un marione e niente. Tu figli androcchi, mi faccio un mazzo tanto. Ma tu la pulacca per trovare un lavoro onesto e tu così bene i panni. Come fa questa figura per 50.000 euro? Ma se posso sapere che ho fatto. Che hai fatto? Che hai fatto? Ti ho visto con questi occhi che mettevi le mani dentro all'accappatoio. Per prendere i soldi. Quanti soldi ci sono nell'accappatoio? 50.000. Allora adesso tu le mani nel sacco ce le metti da sola e conti. Sì. Sì. 50. 60. 70. 80. Qua ci stanno 80.000 lire. Brava. Le 30.000 lire sono le mie. Ce le ho messe io adesso per non bagnarle. E io sarebbe il figlio di Indrocchia. Ammazzate, oh. Mi fai specie. È tutto finito tra noi, tutto. Perdonami. Mi perdoni, sì? Mi devo più bene. Mi perdoni, sì? Non lo so. Perdonami. Mi devo più bene, così l'amore mio. Sto poveriello, non si è rubato niente. Era chi lui vecchia insallanuta arterio sclerotico che l'accusava. Tu sei buono, tu sei l'amore mio. Ah, ma mamma sente. Ma da sempre, vecchia. Ah, voi state tutti qua. Meno male. Allora, cominciamo da principio. Io mi chiamo Cettina, sono di Mondragone e Giacinto non è un ladro. Che non è di Cracovia Centro, l'abbiamo capito. Sono giunta a Roma positivamente per studiare canto. Sono soprano lirico. Beh, per quanto anche drammatico. Tipo Ricciarelli. Vabbù, però la Ricciarelli ha trovato a Pippo. E lei invece ha trovato Giacinto. C'è zecca. No, è che a casa mia siamo poveri. I soldi per farmi studiare non li tengono. E così io ho aspettato di crescere i fratellini, ho fatto il mio dovere e poi ho detto vuoi uno, io me la vaca. Ciao a tutti, mo mi devo realizzare. Ah, e così ti realizzi, andando a casa di estranei e chiamandoli subito insalanuto e arteriosclerotico. Vabbè, vabbè, intanto mi pago le lezioni, non chiedo niente a nessuno, onestamente, senza cedere ai compromessi del mondo dello spettacolo. Il tuo maestro di canto ci ha provato? No, mai. Però è meglio stare attente. E quando ho sentito che lei, il dottore qua, cercava una ragazza straniera, io ero andata al poliambulatorio per un certificato e mi è venuta l'idea, ho detto, Cettino, pure questa recitazione. Mo, una cantante deve essere completa, non basta la voce, deve pure tenere la scena. Infatti, dite la verità, come l'ho fatta la polacca? Benissimo, per esserci cascato io. Guarda che io di polacchi me ne intendo, perché quelli che feci gli ebrei... Che... Con la cucina italiana stai messa come con quella polacca? No, peggio. Ecco qua, mezzi zitti con i pomodorini schiattati. Sono la mia specialità. Buono, profumo è buono, eh? Le tradizioni sono tradizioni, c'è poco da fare. Un po' di parmigiano grattugiato? No, aspettate un momento. No. Mo arriva la bomba! Che fa? Scoppia? No, incendia! Che sarà? Non lo so. Ricotta salata di Mondragone! Ah. Sì, ma pomodorini schiattati, la morte sua! Beh. Ecco cos'era quella puccia di pipistrello morto! Ciccio, non si dice pipistrello a tavola! Questo fa resuscitare pure i morti! Ma voi come cuoca del sud me la cavo! Ma mi avete a credere, una polacca che faceva i mezzi zitti, chi ha? Come ve la spiegavo? Meno male che hai fatto quella litigata con Giacinto. Giacinto, allora, la nostra famiglia ti piace? Sì, una bella famiglia, sì, mi piace. Penso che tu ci debba dire qualche cosa, o no? Sì, mi devo confessare, vi ho mentito. Vi ho detto sempre, no, lasciami dire. Vi ho detto sempre di chiamarmi Giacinto Diotallevi. E invece? E invece mi chiamo Giacinto Diotaiuti. Vabbè.
vostre. Per coerenza. E di dove sei? Di una ridente borgata. 100 prisons. Londra? Roma, 100 celle. Hai capito perché poi io delle volte, poi dite che io, tu mi papà, dici... Ma è molto carina 100 celle. Molto carina. 100 celle, sì. 100 celle è una bella zona, zona di lotte sindacali, vero? Tutte lotte. Lui è disoccupato veramente. Non c'ho una lira. L'avevamo capito. Veramente non sa aggiustare né tubi né rubinetti. E veramente non è iscritto manco al sindacato, signor Libero. Però ladro no, Ve lo giuro su San Agrippino Martire. Io ho lasciato 50.000 lire dentro all'accappatoio e ne ho ritrovate 80. Ho detto tutto. Papà, ma che cos'è questa storia dei soldi che mancano a nonno Libero? Niente, niente, è tutto risolto, è tutto a posto. Dimentichiamo queste cose, eh? D'accordo? No, no, per carità, tu hai tutte le ragioni del mondo, papà, figurati se io... Se ho Giacinto, Dio guardi con... Dio t'aiuti, Giacinto Dio t'aiuti. Quello che è. Sarà pure una brava persona, io non lo metto in dubbio, per carità. Però a me i soldi sono spariti. Vabbè, vabbè, i soldi vanno, vengono. No, no, a me vanno, non to. Facciamo un bel brindisi e non se ne parli più. Facciamo un bel brindisi. Alla salute. Ciao. Alla nostra famiglia, va. Cin cin. L'iniziativa del dottor Giorgio, una mostra all'interno di una unità sanitaria, fa parte di un esperimento condotto da un gruppo di medici in una delle zone più popolari della città. Allora, chiediamo al dottor Giorgio, perché questo esperimento? Cos'è sta pagliacciata? Lui la chiama promozione trasversale. Concentrati, rendendone più agevole la fruizione al cittadino. Prego. Incredibile. Sta dicendo cose sensate. Sì, peccato che abbia un modo un po' insensato di fare cose sensate. Adesso, per esempio, si è convinto che con questa mostra tutta la televisione parlerà del nostro lavoro. Tu lo sai che oggi passare in televisione vuol dire tutto? Vuoi dire che quelle quattro croste schifose servono di più alla nostra U sperimentale di noi che ci spacchiamo la schiena? Sì, perché la nostra schiena non arriva all'opinione pubblica. Però che schifo. Sono d'accordo. Vabbè, andiamo a massacrarci il lavoro. Ciao, Cettina! Ciao Giacinto! Ciao Ciccio! Ciao! Avete visto le nuove scarpe? Che belle! Hanno anche le luci! Ciccio, scusa, ma dove hai preso i soldi per comprarle? Li ho presi da nonno Libero, tanto papà glieli ridà. Ah. Allora sei tu che hai rubato i soldi a tuo nonno? Ma guarda Giacinto, che erano per le scarpe, mica per un gioco! Le scarpe sono molto utili! Lo vedi chi è il ladro? Rubare dei soldi mi fai specie, delinquente! Ciccio! Tu hai fatto una cosa molto brutta, lo sai, sì? Lo sai, sì. Non si prendono i soldi degli altri senza dircelo. Dircelo. Se uno lo fa, vuol dire che arruba. Hai capito? Arruba. Arruba? Ma erano per... Vai in camera tua. Quando torna tuo padre, ce lo spieghi a lui. A lui. Intanto ci hai dato un brutto dispiacere. A me e a Giacinto. A Giacinto. Ma vai io... in camera tua. Veloce, veloce. Tanto con queste scarpe volo. Sei pazzo. Te l'avevo detto che il mio piano funzionava. Tu e lui da soli? Colloquio personale. Sei una grande. Io ti aspetto qua fuori, almeno poi mi racconti le ultime novità. Sono un po' in ritardo, al primo appuntamento bisogna sempre farli aspettare. Mi piacerebbe essere sicura come te. Io mi faccio problemi per una telefonata. Beh, vado. Avanti. Ah, Maria, meno male che sei arrivata. Vieni, vieni, ti stavamo aspettando. Siediti lì, per favore. Ragazze, sinceramente io non so in che cosa sbaglio nel mio insegnamento con voi. Normalmente con i ragazzi non ho problemi. E invece con voi in ogni classe sono costretto a convocarvi per dei colloqui. Io devo sapere che cos'ho che non va. Ma lei non ha niente che non va, professore. È perfetto. Forse è lei che non ha un buon rapporto con le ragazze. Ma come ti viene in mente? Io adoro le ragazze. Ho insegnato per un anno in un collegio femminile e non ho mai avuto problemi. Scusi, professore, ma... io avrei bisogno di parlarle a quattro occhi. Anch'io. Anch'io. Vediamo. Vabbè, un po' di tempo prima della prossima ora.
Comincio con Maria che me l'ha chiesto per primo. Gli altri, per cortesia, aspettano fuori. Vi chiamerò una alla volta, eh? Chiamo. Allora, Maria, dall'altra scuola sei arrivato con voti magnifici. Con me hai cominciato molto bene. Che cosa ti succede? Professore, la mia vita è un inferno. Il mio povero nonno. Non so da dove cominciare. Quella si è presa tutta l'ora per lei, da sola. Cosa le starà raccontando? Ecco, mi stanno arrivando. Ragazzi, mi dispiace, vi ricevo un'altra volta, eh? E tu chiamami quando vuoi. Sono sconvolta. Te l'ho detto, ce l'ho in tasca. Come hai fatto? Ciccio, ecco tuo padre. Ti ricordi che ci devi parlare, vero? Ciccio, cosa è successo? Cettina sembrava veramente dispiaciuta. Ha detto che era una cosa importante. Importante. Ho preso dei soldi a nonno. Ciccio! Ma era un prestito! Per le scarpe, guarda che belle! Soltanto 5 secondi dalla cucina a qua. Un prestito? E come pensavi di restituirlo? Glieli ridai tu, no? Tu avevi promesso che me le compravi. Poi non avevi tempo e allora le ho prese io. Ciccio, non si fanno queste cose. Ma non l'ho fatta apposta. Come non l'hai fatta apposta? Apri il portafoglio del nonno, prendi i soldi e dici che non l'hai fatta apposta. Oltretutto ci hai fatto sospettare di Giacinto e di Cettina. Li hai fatti passare per ladri e non hai detto nulla. E smettila di leggere quando ti parlo. Ehi, però Cettina, lei non è ladra, ma è bugiarda. Aveva detto di essere polacca e invece di dov'è? Di Mondragone. A proposito, papà, in che regione d'Italia sta Mondragone? Ciccio, non attacca. Guarda che quando mi arrabbio davvero... Ok, non lo faccio più. Ci mancherebbe. Comunque queste restano sotto sequestro finché non avrai restituito la somma al nonno con le tue paghette settimanali. Almeno aumentamela! Dai, sennò poi quando riuscirò a pagare la somma al nonno non mi entreranno più nei piedi! Ascoltami. Oh, la prima mandata è pronta! Ecco le pizzelle, fatemi spazio che le devo appoggiare, prego, signora. Mi libera piccolo posto sopra di tavolo. Ecco, calmi. Cettina, com'è che ti sei rimessa a parlare polacco? Beh, quando ci stanno strane faccio sempre così. E fa più fine essere una colf straniera che una serva italiana. Quindi, se come parli italiano vuol dire che non ti sono estraneo, anzi, ti sono intimo. Prego, signore, tenere sua mano dentro sua tasca. Certo, questi extracomunitari saranno quel che sono, ma per le pizzelle napoletane bisogna lasciarli stare, eh? Mica solo per le pizzelle, tu vedessi come fanno i ragù o raù, addirittura con le zite e mezze zite. Ah, sì? Pensare che tu e tuo marito avevate paura del piatto di Varsavia. Libero, adesso che siamo vicini, ci vedremo molto più spesso e sono sicura che andremo proprio d'accordo. Beh, vedersi più spesso e andare d'accordo non ti sembra una contraddizione in termini? Com'è che non è venuto il tuo fidanzato? Lavora anche di domenica? Che te ne importa? Niente. Hai lasciato pure questo. Vuoi dire che anche stavolta mi è andata male, eh? Ma tu hai un caratterino, eh? No, è che io cerco il grande amore. Questa l'ho già sentita. L'amore non si cerca, si trova. Ma va... Alla mia consuocera. Cin! Cin! È pronto, calo sulla preda. No, 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 non toccare, non toccare. Non ti preoccupare. Non mi brucio mica, no? No, ma che mi frega a me se tu ti bruci? Io vorrei semplicemente che ognuno avesse la sua porzione. Ecco, tu invece sei un idrovora. Guarda, stamattina ho appetito. Sarà l'aria di campagna. Stamattina, eh? Lei
ha finito con questa gente da aggiustare, no? No, il fatto è che l'ho smontata, adesso la sto rimontando. Tra un'oretta e mezza è pronta. Ah, un'ora e mezza. Sono buone le pizzerie di Cettina, vero? Dai, papà, posso andare a mettere le scarpe? Soltanto per mezz'ora? No, tu lo sai che quando dico no, è no. Dai, papino, una sola. No, io non voglio fare papà cattivo. Ma tu sai che la sincerità per me è tutto. Per te e per Maria la cosa più importante è non dire mai bugie. Buongiorno, sono Masur, professore di sua figlia. Buongiorno. Mi scusi se parlo francamente, ma non so con più coraggio festeggiare. Questa faccenda di suo nonno, eh? Nonno libero? Un povero vecchio paralitico completamente affidato alle cure di una ragazzina come Maria. Senta, io volevo parlare con lei prima di rivolgermi a un assistente sociale. Si è messa davanti. Almeno le mani non ce l'ha paralizzata. Ma davvero? Tu hai raccontato questa palla per stare vicino a lui? Mi è venuto naturale. Hai visto quanto è bello? Ciccio, fermo un po'. Allora, i tagli metto io e i tagli metto io. Il nonno non mette niente? Provaci. Vedi che te lo presento, a te te lo posso cedere, tanto resta in famiglia. Figurati Maria, più sono carini più ti danno le fregature. Quando poi io l'ho vista arrivare? Stavo in treno, era fatta bene, professore, no? Salve. Salve. Scusi, Alice. Senta, perdoni Maria. Lei ha esagerato perché era convinta che ce l'avesse con lei. Che non la capisse. E io? Figurarsi se non la capisco. Ho due ragazzine della sua età, eh? Che ti avevo detto? Senti Maria, chiedi scusa al nonno. Che paralitico!